quando le nostre capacità si sono scontrate con i propri limiti, quando guardare ad occhio nudo il cielo o sin dentro le pieghe di un volto non è stato più abbastanza, allora siamo riusciti a superarci. Abbiamo trovato il modo di vedere sempre più lontano e sempre più vicino. Per conoscere i meccanismi che regolano la vita, la scienza si è spinta a guardare sempre più in profondità. Ha esplorato il corpo fino dentro i tessuti, le cellule fino a raggiungere il DNA e mappare l'intero genoma umano. Il DNA è la genetica, ma il nostro DNA ha anche un'epigenetica, cioè una serie di modificazioni che sono fatte sul DNA stesso e sulle proteine che lo avvolgono. L'epigenetica è strettamente legata all'ambiente, in particolare all'alimentazione. Osservare porta voler toccare con mano, sperimentare, intervenire. Cosa fa l'epigenetica? Cosa studia? Se la genetica studia il testo del libro, l'epigenetica è lo studio dei segnalibri e delle annotazioni posti al suo interno. Ci dà la possibilità per la prima volta di studiare le malattie umane e di sviluppare nuovi farmaci in modo molto più efficace rispetto al passato. Oggi, grazie all'epigenetica, gli effetti dell'ambiente e del tempo sul nostro corpo diventano per la prima volta leggibili a un livello più profondo. Oggi stiamo cercando di capire il linguaggio con cui sono scritti gli appunti e i segnalibri sul nostro DNA e quali si trasmetteranno alle generazioni future. Col tempo forse impareremo a cambiarle, a riscriverle e persino a cancellarle.